A 15 anni conobbi Corrado Bacchelli, che fu il produttore dei Nomadi, Alan Sorrenti, e qua siamo col primo gruppo che accompagnava la sua ragazza, la Christina Hansen, che era la sua fidanzata, sì, la sua fidanzata, e però cantava e fece la comparsa in un film di Fellini, Tre passi nel delirio. Allora lui aveva bisogno, cioè insomma, ci conoscevamo perché appunto il Bar Italia era frequentato da questi personaggi, produttori e non. E per cui mi chiese di, per una strana amalgama, insomma, una sorta del destino, di entrare subito a far parte di questo gruppo, che poi continuò ad accompagnare Piero e i Cottonfields di Asti, Piero e i Cottonfields. Qui siamo al Bar Italia, di fronte al Bar Italia, qua davanti addirittura. Quindicenni però. Questa era la sala prove. Qui al basso appunto con Christina Hansen. Questo invece è il primo concerto che fece Modena al Circolo della Stampa con Gianfranco Anderlini all'armonica. Qui abbiamo un altro chitarrista, Silvano Ori, che anche lui fece parte, non so se registrò qualcosa anche con i Nomadi addirittura, chitarre acustico o quant'altro. Io diciamo avevo subito una forte attrazione verso questo bar, perché io mi ricordo che frequentavo un bar in via Bonaccini, non mi ricordo neanche più, insomma, dove c'erano degli amici. Il pomeriggio partii da in centro verso Modena perché ero attratto dal centro, e vedi questo bar, fino a quando non conobbi appunto Corrado Bacchelli, che mi chiese di entrare a far parte di, prima con la Christina Hansen, poi Piero Cotto, poi i Nomadi. Poi dopo 8-9 mesi, frequentando il Bar Italia, proprio un giorno mi ricordo Corrado mi disse: vuoi venire a suonare i Nomadi? Ho detto sì, va bene. Allora sì, ho mollato il gruppo che c'avevo, sempre buoni rapporti, perché logico, sì, non è che c'era. E abbiamo cominciato a fare delle prove per diversi mesi giù a Novellara. Ho avuto occasione di vederli quando avevo 13 anni, che facevano le foto per l'LP Un figlio di fiume, no, noi non ci saremo, per quando noi non ci saremo, un album bellissimo. Mi ricordo che li vidi con questa Ford Escort, avevo una Ford verde, e andai verso di loro per chiedergli autografo. Avevo avuto 13 anni, perché loro avevano tutti 7 anni in più di me. Io quando avevo 18 anni loro ne avevano 25. Questo me lo ricordo proprio come se fosse. E appunto il segno del destino ha voluto che entrassi con loro. Abbiamo cominciato a fare delle prove, perché noi a quel tempo facevamo, il repertorio era diviso in due parti. C'era, siccome in Europa in quel periodo c'era l'onda progressive, c'erano gli Yes, i Led Zeppelin, c'erano i Genesis, e loro, insomma, diciamo, in questo periodo loro erano un po' fermi ancora agli anni 60, ma un po' tutto l'ambiente musicale era fermo in quel periodo. Allora, insomma, ci voleva una spinta nuova, una innovazione. Allora cominciamo a preparare delle cose, un po' copiate, un po' arrangiate da noi, sulla falsa riga dei Genesis, cioè arrangiavamo dei pezzi. E lo spettacolo era diviso in due parti: c'era la prima parte, arrangiata con tutte queste cose nuove, la seconda parte invece dei vecchi brani loro, riproposti, insomma, in chiave. Esatto. Poi con Saint Vincent, insomma, arrivammo primi, no, in finale, cioè arrivammo in semifinale, poi arrivò qualcun altro, però siccome vendete un sacco di copie, questo Io Vagabondo, loro decisero, insomma, di ritornare sulle vecchie ore, insomma, riproporre, insomma, i loro programmi, il loro repertorio. Allora lì, insomma ci dividemmo, dopo 9 mesi, insomma, io ripresi poi a fare orchestrale, insomma, poi di occasione sono tornato con degli altri, ecco. Poi ci siamo rivisti, ci abbiamo registrato durante il periodo. Ha litigato, insomma, sì, c'erano delle idee un po', sì, c'era un po' di frizione, come posso dire, c'era, insomma, non eravamo allineati al 100%, insomma, diciamo all'80, al 60. Allora sì, c'era qualche discussione, beh, ognuno prende la sua strada, poi eri molto giovane, 18 anni.
cioè non è che dicevi oddio perdo questo lavoro, sono rovinato, no? C'erano delle porte, almeno nella tua testa c'erano delle porte aperte. Durante, sì, a San Vincent ho incontrato un bel po', mi ricordo Maurizio Degnudada, Pino Di Capri, Albano, addirittura siamo andati a casa sua con Corrado, perché Corrado conosceva mezzo mondo, Alan Sorrenti, addirittura che ho frequentato anche per un certo periodo, mi chiese appunto di andare a suonare con lui, solo che io avevo in testa i miei pezzi, gli ho detto ma adesso non c'ho tempo. Prima di andare con i Nomadi mi avevano chiamato l'equipe. Questo è Beppe Carletti, questo è Giampaolo Lancellotti, poi c'è Augusto, Umberto Maggi e Amos. Questa è una delle foto più belle perché è anche molto grande. Che anno è? Questa è del 72. Queste le abbiamo fatte a Milano prima di fare il disco, di incidere in sala, di entrare in sala di incisione. Io poi tra l'altro ho fatto due o tre brani con loro, inciso Quanti anni ho, Vola e Eterno. Guarda, questa è molto bella anche. Questo è un discografico. Eravamo in un ristorante. Anche questa è molto carina. Qui eravamo in autogrill, dopo una piccola discussione. E questa è una foto che ho fatto nel cortile d'Augusto, vedi, mi sono fatto seppellire sottoterra, vedi la faccia che esce, lui mi annaffia. Surrealismo degli anni 70. Il surrealismo. Questa è molto bella, eravamo a San Vincent, a Aosta, al festival Disco per l'Estate. E qui parte la carrellata, qui mi stava venendo a prendere Augusto, vedi, stavamo andando a suonare, qui abitavo in via Paolo Ferrari dove tu appunto prima mi ricordavi di essere venuto, questo è Paolo Lancellotti, qui vedi gli occhi da beatnik che avevamo, vedi gli occhiali, se fosse stato a colori, questi erano rosa, sul rosa, li comprai a Riccione, proprio questi occhiali. Qui eravamo a tavola. C'è Augusto che dà una coltellata al disco d'oro, vedi? Eravamo a Riccione. Bello questo. Tandem. Qui è del materiale da far sfogare tutti i modenesi. Ecco. Questa è una foto che mi ha mandato l'anno scorso, uscì con Panorama, un CD con una compilation dei Nomadi. E allora io incuriosito così cercai l'indirizzo del fotografo e lo chiamai. Lui mi mandò come regalo questa foto molto grande, le altre sono un po' più piccoline. Vedi qua eravamo appunto, vedi io vagabondo era dodicesimo. Poi dopo qualche giorno, cioè la seconda sera in semifinale arrivavamo secondi. Poi calammo, insomma, vinse un altro, non mi ricordo neanche chi. Anche questa è molto bella. Sempre qua al disco per l'estate. Qui a Riccione mangiavamo gelateria. Qui con Paolo. Paolo e Augusto. Questi vabbè sono stralci di giornale. Ecco, questo qua è il CD che è uscito l'anno scorso, che è una compilation. Poi abbiamo sempre delle foto tratte dagli anni, questo è abbastanza a colori, questo è un tandem, eravamo a Riccione anche qua, questa è molto bella, e poi c'ho le riviste se vuoi vederle, vedi Augusto, eravamo a cavallo. Tre. Qui con i Nomadi, appunto un gruppo di Nomadi. Ecco, questo è un paio di pantaloni dipinto da Augusto che me l'ha fatto per il mio compleanno. Qui eravamo cotti perché la sera prima eravamo stati su in piedi. Sempre il casino qua. Ecco, questa è una foto che avevo invece da qualche parte. Thank you.